Tiziana, buongiorno. Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti. Oggi siamo nella nostra città, Iesi, città regia, e abbiamo deciso di iniziare questo percorso per mostrarvi un pochettino delle bellezze di questa città, da Piazza del Duomo, ed è la piazza, diciamo, dove si dice che sia nato Federico II di Svevia, l'imperatore illuminato. E descriviamola un attimo, questa piazza. Troviamo alla nostra destra il Duomo, quindi la cattedrale, che è del 1600. Sì, 1600 e qualcosa. Ed è intitolata a San Settimio, che è patrono della città di Iesi, insieme a San Floriano. Infatti qui, sempre sulla piazza, troviamo la chiesa a lui intestata, la chiesa di San Floriano. E accanto, in Palazzo Ghislieri, è stato creato un museo molto bello, un museo multimediale, proprio intitolato e dedicato a Federico II di Svevia. Tutti i palazzi poi che contornano questa piazza sono nobiliari e rinascimentali. Iesi si divide in due parti storiche, essendo un insediamento estremamente antico e su una via molto utile ai vari eserciti, parliamo di 600-700 anni prima della nascita di Cristo, quindi è veramente un insediamento antichissimo. E negli anni ovviamente è passata attraverso le varie vicende papali, prima ancora i Romani, distrutta dai barbari, esatto. ricostruita nel Medioevo, conta una cinta muraria praticamente completamente intatta e tenuta meravigliosamente, che vi faremo vedere, che vedremo più tardi, e venne poi assurta, data appunto il fatto della nascita di Federico II Westhausen, che comunque fu stupor mundis, quindi fu uno dei personaggi più importanti del Medioevo, del mondo allora conosciuto, e quindi città regia anche per questo motivo. Lui, comunque, pur non essendoci mai più tornato dopo la sua nascita, regalò la eresse, insomma, come una città importante, regalò molti beni a questa città, e quindi la città comunque ha vissuto anche periodi di grande ricchezza. Bene, adesso direi di procedere, andiamo a vedere la parte più antica della città, la parte medievale. Potrete vedere com'è molto ben conservata. A tra poco, ragazzi. Tiziana, eccoci. Meraviglia. Siamo sulle mura, facciamo vedere. Non si riescono a vedere bene, questo è uno dei torrioni. Adesso ci andiamo. È proprio un balcone meraviglioso, rotondo. Eccolo qua. Vediamo la parte nord della città, il borgo antico, la parte più residenziale, più nuova. Lì vedete la chiesa di San Marco con i vari conventi. Guardate che meraviglia questo pezzettino della città di Iesi. In fondo ci sono un pezzettino della catena degli Appennini.
bella, bella, bella. E anche la giornata è bellissima. A dopo. E una delle cose che ho sempre trovato bellissime in questa città, che trovo bellissima, è il fatto che sopra le mura, come ovunque, però qui particolarmente, sono costruite tutte case. E comunque c'è da dire che Iesi è una città con tanto verde. Sì. Ci sono dei bei parchi, delle belle aree, un bel polmone di ossigeno verde. Qui siamo sulla parte del Montirozzo, cosiddetta, e potete vedere davvero come sono molto molto ben conservate le mura della città. E appunto quello che dicevo di queste casette che sono state come dappertutto, no? Nei castelli poi vennero erette queste sì. casette, che ognuna ha una particolarità, ognuna ha la sua personalità, sì. che sono anche inaspettatamente belle all'interno. Sì, sì, sì. Uniche. Uniche. Non ce n'è una uguale all'altra. Diciamo esatto. che una parte del centro storico di Iesi è stata anche bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi troveremo delle piazzette con dei buchi proprio certo. creati in quell'occasione, in Fausta. Procediamo. Procediamo. Eccoci qua. Queste passeggiate nel centro storico di Iesi sono sempre affascinanti. Trovi sempre qualcosa di nuovo. Sì. Anche dopo anni che vieni. Qualche tempo fa era in vendita quell'appartamento lì. Era meraviglioso. L'hanno ristrutturato, è stupendo. Splendido. Sì, c'è una torretta, una terrazza, una roba meravigliosa, veramente. Ed è molto affascinante abitare al centro storico di Iesi. Perché tu ci abiti, vero? Io ci abito da poco tempo, dopo aver amato molto queste zone, finalmente sono diventata abitante del centro storico di Iesi. Oh. Vero, vero. Ci abbiamo anche un gattino nero. Molti gattini neri. È silenzioso, è pieno di scorci, ecco ne qua uno. Ecco, vedete, ad esempio questa parte qui è stata bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti si vedono anche i solai, no? Della vecchia abitazione. E le case che sono rimaste hanno sicuramente più luce perché hanno più finestre. Ogni casa ha la sua piccola parte di verde, piccola, grande. Sì, sì.